Giovanni Saldini, partiamo subito con la fama da navigatore solitario. Qual è il rapporto col silenzio per te che hai attraversato tutti i mari del mondo? Ma il silenzio, in realtà in mare non c'è mai silenzio, no? Perché comunque la barca fa rumore, e il mare fa rumore, il vento fa rumore, però diciamo che sono rumori diversi da quelli a cui siamo abituati, quindi c'è sicuramente, per me l'udito è molto importante quando navigo, perché in qualche modo è il link, è quello che ti tiene tutto il tempo in contatto con la barca, che quando ha bisogno di te te lo dice attraverso la sua voce, i suoi rumori. Quando ci vado in solitario sicuramente parlo tutto il tempo, perché con qualcuno devi parlare, alla fine lei è un ottimo ascoltatore. T'ascolta? Sì. Ciao raga! Siamo in piazza! Porca merda, non ne posso più! Sono le 2 di mattina! È l'11? Tu avrai fatto 2 volte il giro del mondo, c'è anche il rapporto anche di sonno, di veglia. In solitario sì, in qualche modo quando fai una lunga navigazione devi trovare un tuo modo, un tuo ritmo. Sicuramente non puoi dormire come si dorme a casa, col pigiama. Sei anche in una situazione magari un po' più di stress. Si muore di freddo. Una delle cose belle della barca è l'autosufficienza, il fatto che qualsiasi cosa succeda la devi risolvere tu. Però chiaramente non sei mai autosufficiente fino in fondo, perché hai bisogno degli altri. E quindi la telecamera probabilmente è il legame con gli altri quando sei in mezzo al mare, no? In qualche modo hai bisogno anche di condividere la tua esperienza. Com'è il giorno prima della partenza? Il giorno prima credo che sia il più difficile di tutti. Sei molto concentrato, hai paura di dimenticarti qualcosa di fondamentale, per esempio. Cosa ti sei dimenticato? Le scarpe, perché partivo da Cape Town per andare a Sydney, quindi una tappa dei mari del sud. C'era già brutto tempo il primo giorno, sono partito con gli stivali e poi mi sono reso conto che non c'avevo delle scarpe da mettermi dentro. E siccome l'acqua è molto fredda, perché sei molto a sud, lo scafo è gelido, se non c'hai le scarpe ti congeli i piedi, gli stivali non ti tengono caldo, non puoi vivere con gli stivali. E quindi è stato un grosso problema. Non è stata una dimenticanza di poco conto, diciamo. Quando si trovi in mezzo al mare, la paura è un sentimento che ci attraversa? Ma la paura è una buona compagna quando fai queste cose, perché è quella che ti fa vedere i tuoi limiti poi alla fine, no? Che ti fa preparare, che ti fa preoccupare e quindi ti fa poi tornare a casa, nel senso, se non avere paura è una roba da incoscienti, non da coraggiosi. La paura non è il panico, ma è appunto quella sensazione che ti fa capire che sei vicino al tuo limite. Quel febbraio del 99, Isabelle Autissier, che gareggiava contro di te in quel momento, si capotta la barca e tu comunque fai una deviazione e la vai a salvare. Quella voce d'aiuto a cui non puoi non dare ascolto. Beh, non era una voce tanto, perché mi è arrivato un telex. C'è un macello, c'è Isabelle che ha chiamato i soccorsi. Io sto dirigendomi lì e siamo proprio davanti a sta cavolo di depressione. Porca miseria. E lei e Samuel sono andati molto a sud e erano veramente posizionati male. Ai tempi c'era questo strumento che si chiama Standard C. Dice al mondo: sono in pericolo di vita, voglio abbandonare la barca. Una volta che tu lo azioni dura 48 ore, poi si spegne perché finisce la batteria. E soprattutto la sua posizione, la posizione che manda,
è una posizione approssimativa. Quindi due cose, uno che non avere la posizione precisa, due avere anche la preoccupazione che dopo un tot di ore la posizione proprio non c'è più. Adesso il problema è trovarla. Che non è mica uno scherzo, cacchio, trovare una barca ribaltata in mezzo al mare. Speriamo, guarda, che Dio me la mandi buona. Ero bello stressato. Ho avuto la fortuna di trovarla, boh, 24-36 ore dopo il suo naufragio ed era in un posto molto ostico. E lei cosa ti ha detto quando ti ha visto? Mi ha detto, meno male che sei tu che mi hai salvato, perché se ti salvavo io non c'avevo un tubo da mangiare. Invece io ho un sacco di cose buone. L'esperienza da naufrago è particolare, ovviamente, perché sei in mezzo al mare, se qualcuno non ti viene a prendere, non ti salva, muori, semplicemente. Per fortuna a me mi hanno salvato, mi è successo due volte. Purtroppo chi ti porta a terra oggi nei paesi cosiddetti sviluppati si prende tutte le responsabilità. E per cui se tu hai un qualsiasi problema, che ne so, hai un passaporto scaduto, non hai il visto, o qualsiasi cosa, paga l'armatore. E questo è un grosso problema. E tu quando vedi adesso quello che viene riportato poi della tragedia del Mediterraneo? Mi sembra proprio che sia una volontà, cioè stiamo facendo fare al mare il lavoro sporco. Regolamentare le migrazioni o gli spostamenti dei popoli è evidentemente un problema terrestre. Non sta né in cielo né in terra che sia il mare a risolverlo. Alla fine sì, una barca è un piccolo mondo dove di fatto c'è un po' di tutto, no? L'umanità, c'è la tecnologia, l'ambiente, l'inquinamento, tutti i problemi del mondo che abbiamo tutti i giorni, quindi per esempio la mancanza d'acqua. L'energia, la pattumiera è un grande problema perché chiaramente non è che la puoi buttare in mare, se non fai attenzione a come parti ti ritrovi pieno di pattumiera. È molto affascinante proprio perché c'è di tutto, no? Le sfide da superare sono sempre state una roba che mi ha appassionato e mi ha stregato in qualche modo, quindi non è una cosa che mi è passata. Poco vento e io sempre qua a spignattare, ecco. Non l'ho mai mediato con i racconti di altri. Ho letto pochissimi libri di mare. Veramente? Sì. Poco, Anche il giro del mondo in 80 giorni. poco, mi è successo poco perché non mi interessava, cioè volevo vivermelo.